Nella storia della casa editrice, nell'esperienza della casa editrice La Terza, il rapporto tra autore ed editore è un rapporto molto forte. Quasi sempre l'editore che stimola l'autore a scrivere un certo libro, a riflettere su un certo tema, magari però perché ha letto delle cose di quell'autore. L'autore reagisce magari cambiando il percorso, dando elementi in più. Poi arriva il testo viene rivisto, integrato, cambiato, modificato. E poi bisogna promuovere quel testo, e per quello è importante che l'autore abbia voglia di comunicare con i suoi lettori, di discutere, e l'editore è un tramite importante. Quindi è un rapporto molto intenso, a volte anche difficile, perché c'è uno scontro di caratteri, certe volte di esigenze diverse, ma certamente è il rapporto fondamentale che fa una casa editrice come la nostra. Il mercato editoriale sta cambiando perché l'arrivo di internet ha reso più facile accedere ai testi, certe volte anche appropriarsene illegalmente, ma certamente ha inciso molto per la frammentazione dei testi che c'è su internet, un tipo di lettura più rapida, più breve. Sta cambiando anche il mercato editoriale perché nei tempi dell'attenzione si è più frammentari, ma ci sono anche dei dati interessanti, per esempio il fatto che oggi in Italia leggono libri soprattutto i giovani. Sono, diversamente da quello che si pensa, il tasso di lettura è più alto tra le persone tra i 20 e i 30 anni che tra le persone che hanno 50, 60, 70. Diciamo, il progetto della casa editrice è quello di formare la classe dirigente italiana al senso critico, cioè a guardare la realtà in maniera non stereotipata, con meno pregiudizi possibili. In questo la cultura ha un ruolo politico molto importante, perché la politica è fatta da uomini che hanno le loro idee. Migliorare queste idee e renderle più ricche è compito della cultura.